gara di questo derby finisce 3-3 e la corsa adesso diventa veramente un po' più difficile, perché questa era una grande occasione per poter rientrare nei play-off. Era un'occasione per entrambe le squadre, anche per loro, visto il pareggio del Pomezia, per agguantare il primo posto. È stata una bella partita, un bel derby. Ora abbiamo 5 partite ancora da giocare, saranno 5 finali e giocheremo per i play-off e per andarci a giocare ai play-off. Senti Infanti, ma c'è stata un po' di paura in alcuna circostanza a pazientare sul possesso palla? Sì, forse sì, un po' avevamo ancora, come si dice, dalla partita d'andata, le scorie della partita d'andata e il derby d'andata. Questo l'abbiamo giocato meglio, ci abbiamo provato, loro sono una grande squadra, hanno dei grandi giocatori e ci teniamo questo punto stretto, anche se si poteva vincere col tiro libero finale, però ci teniamo questo punto stretto. A proposito di tiro libero, sembra proprio una dannazione per voi, anche nel match di andata ci fu un errore, questa volta lo stesso Barbirato addirittura se lo fa neutralizzare. Esatto, sì, all'andata il primo tempo sì, forse poteva riaprire la partita, poi il secondo tempo loro sono usciti fuori, hanno fatto una gran partita, sì, sempre il tiro libero ci ha girato contro anche questa volta, speriamo bene per il proseguo del campionato e per i playoff. Senti, al di là di questo pareggio, che cosa vi lascia però per il finale di stagione questa partita? Ci lascia la consapevolezza di potercela giocare con tutti, così come con il Pomezia. Sì, abbiamo perso 3-0, ma abbiamo fatto una nostra buona partita. Complimenti al portiere loro del Pomezia, che veramente ha fatto delle grandi parate. Noi ci lascia la consapevolezza di potercela giocare con tutti, sia nel campionato che nei playoff.